Imperativo categorico per la Vissariana nella gara contro il Calpazio, vincere, e la squadra di Del Vecchio ha risposto presente dopo 5 sconfitte consecutive. La squadra di casa in campo con Zambrano, De Padua, Terracciano, Violante, Gianluca Guardabascio, Grasso, Russo Lillo, Spaccamiglio, Pino Guardabascio, Santosusso e Cadiri. Il Calpazio risponde con Calamusa, Discepolo, Minella, Montera, Di Poto, D'Andrea, Marino, D'Angelo, Ariste, Pecora e Vivona. Arbitro Nunziata, assistenti Savino e Pregevoli, tutti di Torre Annunziata. La Vissariano parte subito forte, mostrando che non intende lasciare l'iniziativa alla squadra avversaria. La manovra della squadra di casa è ben congegnata e al nono arriva la prima vera occasione su mezza girata di Guardabascio, che però manda fuori. Un minuto più tardi lavora bene il numero 9 arianese, che poi serve al centro dell'area per Santosuosso, che però tira debolmente tra le braccia del portiere Calamusa. L'occasione più nitida arriva dopo 16 minuti di gioco, gran lavoro sulla fascia destra da parte di Russo Lillo, tra i migliori dei suoi, servizio e centroarea per Guardabascio, che gira bene di testa, ma la sua incocciata termina a lato. L'unica sortita di marca ospite si registra al 18esimo, quando Zambrano si oppone al calcio di punizione battuto da D'Andrea, che prova a sorprendere dalla distanza l'estremo difensore arianese. Ma il gol arriva dall'altro versante. Guardabascio si procura un calcio di punizione da posizione ottimale. Il centravanti arianese batte in maniera impeccabile e sblocca il risultato. 1-0 e tanta voglia per la squadra di casa di chiudere subito i conti con il Calpazio. L'occasione capita un minuto dopo il gol del vantaggio sui piedi di Russo Lillo, che fa tutto bene, mira l'incrocio del palo più vicino e sfiora il gol spettacolare. Poco dopo la mezz'ora, ancora Pino Guardabascio serve in profondità per Santosuosso, che trova il corridoio giusto, ma anche l'uscita del portiere del Calpazio, che chiude ogni varco. Al 44esimo l'episodio decisivo, sugli sviluppi di un'azione d'angolo, confusione in area dalla quale emerge la mano di Di Poto, che concede il tiro dagli 11 metri alla squadra di casa. Il raddoppio porta la firma ancora di Pino Guardabascio, che piazza il pallone dove l'estremo difensore avversario non può arrivare. Il primo tempo si chiude con un 2-0, confortato dal netto predominio territoriale della squadra di casa, che dopo 20 secondi nel corso della ripresa ha la possibilità di chiudere i conti su punizione, che però Guardabascio si fa parare dall'estremo difensore avversario. La prima parte della ripresa propone un Calpazio più vivo. Al decimo è Vivona a provare a girare verso Zambrano, che para senza grandi difficoltà. Sempre Vivona, al 18esimo, prova la soluzione in diagonale, ma la conclusione viene intercettata da uno Zambrano reattivo e concentrato. La Vissariano sente che la squadra avversaria potrebbe riaprire il match da un momento all'altro e comincia a cercare il gol in grado di mettere in cassaforte il risultato. L'errore clamoroso nasce però dai piedi di Santosuosso, messo praticamente davanti al portiere Calamusa dal solito Guardabascio. Il numero 10 arianese però tira incredibilmente addosso al portiere, così divorandosi la rete del possibile 3-0, che arriva però al 31esimo sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina. A siglare il 3-0 e Guardabascio di testa, ma attenzione, si tratta di Gianluca, il difensore arianese omonimo del bomber, che si toglie lo sfizio di mettere il sigillo sulla partita, che da questo momento vive solo su qualche piccola folata del Calpazio ben controllata dalla compagine di casa. Vittoria meritata e che rilancia le ambizioni dell'Ariano in zona salvezza. Per il Calpazio, fanalino di coda invece, è buio pesto.